Buonasera, buonasera a voi. Allora, spesso in questi ultimi mesi sono stato attaccato per aver criticato l'opposizione, che secondo il mio punto di vista in questi 9 mesi di emergenza ha fatto davvero troppo poco per contrastare i DPCM di Giuseppe Conte, che tra l'altro un tribunale di Roma ha dichiarato anticostituzionali e illegittimi, e quindi ancora maggior ragione per la quale avrebbe dovuto intervenire l'opposizione. Ma in generale diciamo che l'opposizione non si è fatta sentire in questi mesi in contrapposizione al governo della sinistra. Ora invece negli Stati Uniti Donald Trump sta avendo un comportamento e un atteggiamento ben diverso. È notizia di qualche ora fa che il New York Post ha esortato Donald Trump ad esistere dal golpe che secondo il New York Post è in atto. Notizia tra l'altro ripresa dal Sole 24 Ore in Italia. Ora, la prima considerazione che voglio fare, io credo che in qualsiasi paese del mondo ci sia il diritto, un paese democratico chiaramente come sicuramente sono gli Stati Uniti, si ha il diritto di manifestare purché lo si faccia in maniera civile. E il fatto che Donald Trump abbia chiamato a raccolta i suoi seguaci il 6 di gennaio credo che sia assolutamente legittimo. Ricordo che il 6 gennaio si riunirà il Congresso, e dove così verranno manifestati i voti da parte dei grandi elettori che dovranno eleggere il nuovo presidente degli Stati Uniti. Ora, semplicemente Donald Trump, ma questo ormai lo sappiamo da 2 mesi, ritiene di aver subito dei torti, ha portato numerosa documentazione a suffragio di questi fatti senza aver mai ricevuto soddisfazione, perché non c'è stato nessun tribunale, nessun giudice che sia andato a fondo alla questione. Eppure, insomma, diciamocelo, il tempo ci sarebbe stato, perché ormai sono passati ben 2 mesi. Però quello che io volevo appunto evidenziare è questa grande differenza, no, tra l'opposizione nel nostro paese è quello che devo dire davvero, avendo tantissimi contro, sta facendo negli Stati Uniti Donald Trump. La partita è tutt'altro che chiusa, specialmente quando ci si trova di fronte appunto un uomo così deciso che ha capito che probabilmente è l'ultimo baluardo prima di lasciar via libera al globalismo mondiale. Lo hanno evidenziato interventi molto importanti in questi ultimi 2 mesi. Ricordo sempre quello dell'arcivescovo Viganò, ma ci sono tantissime anche autorità negli Stati Uniti, i militari stessi che sono dalla parte di Donald Trump. E quindi lui sta cercando fino all'ultimo di giocarsi le proprie carte. Al contrario, ripeto, di quello che avviene in Italia, dove addirittura una parte del centrodestra, e ovviamente parlo di Forza Italia, addirittura sarebbe disponibile a fare un governo con dentro Matteo Renzi, probabilmente uno dei politici più improponibili che l'Italia abbia avuto negli ultimi 50 anni. Ricordiamo però che negli Stati Uniti c'è un'altra fase molto importante a livello di elezioni in Georgia, dove agli inizi di gennaio dovranno essere eletti due senatori, perché attualmente al Senato abbiamo un vantaggio proprio di due senatori 50-48 per i repubblicani, e sarebbe importante mantenere questo vantaggio e che non si vada alla parità, perché la parità favorirebbe i democratici. E ricordo sempre che negli Stati Uniti il Senato conta molto di più che in ogni altro paese, e
E se disgraziatamente Donald Trump non riuscisse ad essere rieletto presidente degli Stati Uniti, però sarebbe in qualità di capo dell'opposizione una presenza molto molto scomoda per Joe Biden. Chiudo dicendo ancora una volta che io comunque mi aspetto in futuro un'azione differente da parte dell'opposizione, una opposizione che chiami a raccolta gli italiani che non la pensano come il governo Conte, che sono in chiaro disaccordo non solo con i DPCM, ma col fatto che in questi mesi siamo stati privati della nostra libertà. Staremo a vedere se Matteo Salvini e Giorgia Meloni avranno questa intenzione di fare delle azioni più dure e di chiamare a raccolta il popolo italiano a scendere in piazza per ribellarsi a quello che sta succedendo. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.